Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti e bentornati in questo nuovo tutorial su Illustrator. Se vi siete persi il video precedente, andatelo a guardare e poi ritornate su questo. In questo video andremo a vedere nello specifico quali sono gli strumenti più utilizzati di questo programma. Quindi, come prima cosa andiamo a vedere lo strumento penna, che è facilmente attivabile schiacciando il tasto P della tastiera. Mi posiziono in un punto qualunque dove voglio iniziare a creare una linea, posiziono in questo punto e in automatico, come potete vedere, mi si crea un punto chiamato ancoraggio. Come potete vedere, sulla penna è cambiato il simbolo, cioè il simbolo del meno. Questo perché se io riclicco nel punto che ho appena realizzato, lui in automatico me lo sottrae, cioè me lo elimina, come potete già capire dal simbolo. Vedete? Ho cliccato, non c'è più. Quindi ricreiamo il nostro punto, clicco in un nuovo punto e mi si crea un altro punto di ancoraggio. Quindi ogni volta che io vado a posizionare dei punti, mi si creano dei punti di ancoraggio. Se volessi chiudere questa mia forma, mi basta andare sul punto di origine. Come potete notare, vicino alla penna mi compare il simbolo di un cerchietto. Questo significa che in automatico vi andrà a chiudere la selezione, quindi ci clicco e mi chiude tutta la selezione. Se invece volessi realizzare una curva, basta che voi teniate premuto il tasto del mouse e, come potete notare, nell'ultimo punto di ancoraggio si creano queste due linee. Queste due linee vengono chiamate maniglie perché vi permettono di modificare l'andatura della vostra curva. La maniglia di sinistra vi permette di modificare la curva appena fatta, mentre invece la maniglia di destra vi permette di modificare la curva che voi andrete a fare dopo, cioè questa che adesso vado a realizzare. Per creare delle belle linee curve, vi raccomando, posizionate meno punti possibili. Ad esempio, come io ho creato questa curva, non c'è bisogno di realizzare tanti punti, vedete, per andarmi a creare una curva, perché altrimenti, come potete notare, avrete una bruttissima linea. Mentre invece, se noi ci posizioniamo in un punto per creare questa curva, vedete, possiamo crearla in automatico in questo modo, senza stare lì a fare tanti punti e dopo sicuramente otterremo un risultato poco carino. Se noi volessimo spostare questi, diciamo, disegni, ci serve lo strumento freccia nera, che lo potete attivare con il tasto della tastiera B. Clicco, questo strumento ci permette di selezionare la nostra sagoma. In questo caso voglio spostare questa sagoma, la seleziono tutta e la sposto. Voglio anche spostare quest'altra selezione, seleziono tutto e sposto. Quindi, come potete vedere, è molto semplice spostare degli oggetti, basta solo semplicemente selezionare e spostare. Se io ad esempio qui volessi soltanto spostare questo tracciato, mi occorre cliccare su questo e lo vado a spostare, lo metto qui, lo metto dove voglio. Non lo vedete perché c'è attivata la colorazione. Se io non voglio la colorazione di bianco, mi basta cliccare su questo simbolino, cioè che vuol dire che non c'è nessun livello di riempimento all'interno della mia sagoma, ma c'è soltanto il tracciato. Clicco qui e automaticamente mi annulla il riempimento. Sto provando a cercare di spiegarvi questo programma nella maniera più semplice possibile, ma mi rendo conto che comunque è un programma abbastanza complicato ed è anche difficile comunque poterlo spiegare, quindi io ci provo. Se comunque qualcosa poi non vi è chiaro, vi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che io proverò a spiegarvi meglio se in caso non vi è chiaro qualcosa. Poi vediamo un po' a cosa serve la freccia bianca. La freccia bianca serve per modificare alcuni punti del vostro tracciato. Se in caso non vi piacciono alcuni punti, voi utilizzate la freccia bianca per modificare. Seleziono ad esempio, voglio modificare questo angolo, non mi piace, seleziono in questo punto
e lo tengo premuto e lo sposto dove voglio spostarlo. Come potete notare, in questo punto dove voi avete selezionato vi compare anche un pallino. Questo pallino, diciamo, vi permette di andare a smussare l'angolo che si è creato, quindi ve lo arrotonda. Quindi se voi cliccate e tenete premuto, come potete vedere, vedete che mi crea una curva. Quindi se io poi lascio, automatico mi ha creato lì quella curva. La stessa cosa funziona anche per il tracciato curvo. Sul tracciato curvo ci sono le maniglie, quindi se io volessi andare a modificare questa curva devo intervenire sulla maniglia. La maniglia basta spostarla e come vedete si modifica la curva. Per modificare soltanto questo lato della curva tenete premuto il tasto Alt e andate a modificare la vostra curva. Come potete notare, adesso state agendo solo con questa maniglia e l'altra parte della curva non verrà modificata. La stessa cosa faccio anche da quest'altra parte. Vado ad attivare il mio punto e con la maniglia tengo premuto, con il tasto Alt tengo premuto e vado a modificare soltanto questa zona interessata. Per creare delle angolazioni più precise, delle linee dritte più precise, mi basta cliccare il tasto Shift per andare a disegnare una linea. Come potete notare, in automatico mi creerà già lui le angolazioni. Se invece volessi cancellare quello che ho fatto, seleziono tutto con la freccia nera e con il tasto Cancel schiaccio e in automatico mi si cancella. Ora vi mostro invece come si colorano le figure. Allora, prendiamo lo strumento delle sagome, vado a creare le liste, con il tasto Shift tengo premuto e in automatico mi crea un cerchio perfetto. In questo caso non si vede, ma in realtà il mio cerchio è riempito di bianco. Ora provo a cambiare il colore per mostrarvi il colore di riempimento. Come potete notare, adesso il colore di riempimento è rosa. Se io invece voglio che ci sia soltanto il tracciato e quindi all'interno sia vuoto, mi basta cliccare su questo simbolo dove in poche parole ci indica che non ci sarà nessun riempimento, e questa cosa qui vale anche per la traccia. Quindi se ad esempio, ricordiamoci sempre di selezionare, se ad esempio io volessi soltanto la parte colorata e non voglio che mi si veda il tracciato, io devo fare al contrario, clicco sul colore di riempimento del tracciato e lo annullo. In questo modo, sempre selezionando prima, mi raccomando non vi dimenticate, se no fate sempre come me, cliccate sul colore di riempimento del tracciato, cliccate su annulla e in automatico adesso, come potete notare, non c'è più il tracciato della mia forma. Un consiglio che posso darvi sullo strumento penna è quello di allenarvi veramente tantissimo, perché può sembrare molto facile come strumento, ma in realtà non lo è per niente. Dovete capire bene come creare le curve, e un consiglio che vi posso dare è quello di prendere immagini, cercare di ricalcarle per imparare proprio a fare bene le curve. Io in questo caso ho preso una mia illustrazione e l'ho ritracciata e ho realizzato un figurino con Adobe Illustrator. Ci ho piegato circa un quarto d'ora, perché poi sono andata a fare eventuali modifiche, ma vedrete che pian piano che ci prendete la mano sarete sempre più veloci. La prossima volta andiamo a vedere come ridimensionare la linea del tracciato, vediamo comunque un po' come agire sulla linea del nostro tracciato, perché giustamente si può anche ridimensionare, si può fare più spessa, meno spessa, si possono scaricare dei pennelli e avere determinati effetti, possiamo personalizzare i pennelli perché li possiamo creare direttamente noi per velocizzare il processo del disegno. E niente ragazzi, per il momento è qui, vi raccomando esercitatevi tantissimo, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, se qualcosa per caso non vi è chiaro vi raccomando fatemelo sapere qui sotto tramite un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Bene ragazzi, il video termina qui, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!